Come sostituire i filtri e reimpostare le icone dei filtri del purificatore d'aria Aeramax Pro AM3. I tre componenti principali su cui concentrarsi quando si sostituiscono i filtri sono la gabbia del filtro, il filtro EPA e il filtro al carbone. Considerate che il filtro a carbone avrà anche un prefiltro posizionato sopra, quando inserito nel purificatore d'aria Aeramax Pro. Le icone del filtro EPA e del filtro a carbone si trovano sull'interfaccia di controllo. Per accedere all'interfaccia di controllo è necessario aprire il pannello anteriore della macchina, utilizzando le due chiusure su ciascun lato. La macchina fornirà due diversi tipi di indicazioni: una luce lampeggiante quando i filtri sono al 90% di usura e una luce fissa quando i filtri sono al 100% di usura e devono essere sostituiti. Prima di resettare le icone, è necessario sostituire i filtri sporchi con altri nuovi. Due cose da notare: non cercate di pulire o lavare i filtri, perché rischiate di rimandare nell'aria le sostanze inquinanti che hanno catturato e di non farli funzionare in modo efficace. Inoltre, utilizzate solo i filtri di ricambio ufficiali di Fellows Aeramax Pro, poiché le unità non funzionano con altri filtri. Note sulla sicurezza. Quando si sostituiscono i filtri, si consiglia di indossare dispositivi di protezione personale, tra cui guanti in nitrile e una mascherina. Prima di rimuovere i filtri, tenete a portata di mano un sacchetto di plastica abbastanza grande da contenere i filtri. Inserite con cura i filtri sporchi nel sacchetto dei rifiuti, chiudetelo ermeticamente e smaltitelo in un contenitore per rifiuti. Non riciclate i filtri sporchi e lavatevi le mani dopo averli maneggiati. Sostituzione dei filtri. Se la macchina è bloccata, utilizzate la vostra chiave Aeramax Pro. Ruotate la chiave di un quarto di giro in senso antiorario e rimuovetela per sbloccare il pannello di accesso. Premere i fermi su entrambi i lati dell'unità per aprire il pannello di accesso e rimuovere i vecchi filtri da sostituire. Mettete i vecchi filtri in un sacchetto di plastica, chiudeteli ermeticamente e gettateli. Non riciclate i filtri usati, non gettate la gabbia del filtro, poiché è necessaria per contenere i nuovi filtri. Se la gabbia del filtro è sporca, è possibile sciacquarla e asciugarla prima di inserire i nuovi filtri. Se necessario, il pannello frontale, le bocchette e lo schermo possono essere puliti con un panno morbido e asciutto. Rimuovete l'imballaggio o l'involucro di plastica dei nuovi filtri e iniziate a reinstallarli. Iniziate a inserire il filtro EPA nella gabbia del filtro e assicuratevi che l'adesivo sia allineato con la finestra sulla gabbia del filtro. Installate il filtro al carbone e assicuratevi che il velcro sia rivolto verso l'alto. Infine, per quanto riguarda il prefiltro, premete gli angoli del prefiltro in modo che aderiscano al filtro al carbone. Ora è possibile reinserire la gabbia del filtro con l'etichetta del filtro visibile e rivolta verso l'alto. Per reimpostare le icone del filtro, iniziate a scegliere il filtro che desiderate reimpostare. Partendo dal filtro EPA, tenete premuto il dito su questa icona per 3 secondi, finché l'icona non diventa verde. Premete per altri 3 secondi, finché la luce dell'icona non si spegne. Ripetere la procedura per resettare le icone di altri filtri. Al termine, è possibile chiudere l'unità. In questo modo la M3 si riaccenderà e inizierà immediatamente a testare la qualità dell'aria nella stanza. Per bloccare l'unità, inserite la chiave e ruotatela di un quarto di giro in senso orario. Se avete bisogno di ulteriore assistenza o di informazioni su dove acquistare i filtri di ricambio, contattate il nostro team di assistenza clienti al numero 0717 300 41.